Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questa nuovissima super anteprima di Monster Energy Supercross 6, gioco ufficiale del mondiale Supercross che arriva anche quest'anno e anche quest'anno un po' in anticipo nelle nostre mani per vedere un pochettino di che si tratta. C'è da dire ragazzi, questo è come sempre un prodotto milestone, ma essendo un gioco molto più di nicchia, perché il mondiale Supercross è molto meno seguito di un MotoGP, anche di una Superbike, di solito per esperienza vi dico che questo titolo è fatto quasi meglio, oserei dire, perché comunque devono cioè non possono, capito, puntare sulla fama, sulla pubblicità, però è anche un gioco per tutti, nel senso che poi nella realtà per giocarci non è che devi essere esperto di motocross, assolutamente no, anzi ci sono tanti aspetti proprio fan friendly, per così dire, cioè super super divertenti. Però di solito, anche l'anno scorso vi ricordate, abbiamo provato il capitolo 5, è fatto molto molto bene, carino, dà delle soddisfazioni. Io poi personalmente non ci faccio i grandi campionati, ma proprio perché appunto non conosco l'ambiente, lo ammetto, questa è una mia pecca, ma il gioco mi è sempre piaciuto. Esce il 9 marzo, questa qui è un'anteprima che ci hanno gentilmente fornito per provarla un pochettino. Tra un mesetto il gioco ufficiale potrebbe essere ancora meglio, naturalmente, anzi dovrebbe in realtà, perché le anteprime sapete come sono. Come sempre, licenza ufficiale mondiale Supercross, quindi c'è assolutamente da divertirsi con i tracciati, gli ambienti, le moto, la correzione gamma che comunque è ufficialissima ragazzi, stereo esteso, vai, estendiamo tutto. Salve, chi è qui? Nome pilota. Allora, questo nuovo capitolo di Monster Energy Supercross lo giocheremo con un brasiliano. Sarà proprio lui. Se cado, mi infango. Va bene? Se cado mi infango. Giovane promessa del motocross. Soprannome Nick. Perché? Soprannome Fango. Lui c'ha la faccia di uno che se cade si infanga. Raga, ma questo è Di Maria, l'argentino della Juve, avete presente? Bellissimo, il tuo pilota è pronto. Ah no, benissimo, no, perché sul bellissimo non c'eravamo. Ora poi c'è la moto con cui iniziare le prossime gare. Attenzione, questo è sempre un momento particolare. Abbiamo Yamaha, Suzuki, tutte chiaramente moto reali ufficiali, ragazzi, su questo non si può sbagliare. Husky, Honda, Gas Gas. Mamma mia, Gas Gas. Sì, ma queste sono piccole però. No, però è, mi sa sempre un 4 tempi dallo scarico. Ah no, però aspetta, no no, sì invece 4,50F, l'ho visto dalla Yamaha, che perlomeno sulla livrea c'è scritto, anche questo c'è scritto 4,50, vabbè sono tutti dei 4,5, dai allora. Oddio, ma c'è scritto M4R sopra? No, c'è scritto AMA, che è il logo ufficiale, ma vi giuro per un attimo ho flashato, ho detto no, ma come? Ma hanno culato... No, raga, Gas Gas. Vuoi avviare il tutorial di guida introduttivo? Guardalo, Fango 8! Allora, per adesso, raga, è tutto automatico, tipo... Wow! Oddio! Lo sapevo! Lo spostamento del peso, come al solito, con lo stick destro, che dà veramente delle soddisfazioni immense se usato per bene. E poi, ragazzi, che ne diciamo? Ma sto gioco è tipo pazzesco, giocato... Di qua? Giocato tipo così. Non così. Così. Oddio, però così non si capisce molto. Magari, ecco. Non facciamo i super realistici che poi ci facciano del male. Va bene, questo era solo un mini tutorialino per farti capire quante ossa ci si può rompere. Sì, grazie. Ora conosci tutto ciò che ti serve per diventare il numero uno. Non sono convintissimo, ma è qualcosa. Ah! Purtroppo... Per l'online dobbiamo aspettare il gioco completo, va bene? Editor di tracciati, oh, fatemi fare un giretto qua nelle impostazioni. Allora, le cose interessanti di questo gioco, che è molto particolare in effetti su alcuni aspetti, perché chiaramente abbiamo la carriera, poi magari la inizieremo adesso, magari in quest'anteprima non ha troppo senso. Editor di tracciati è sempre stata una feature super bellina. Supercross Academy, questo è interessante se uno vuole un attimino come una sorta di patente, no? Vedere tutte le lezioni. Questi sono varie mosse, whoops, flow, crab, whip. Queste sono tutte cose che io non ho idea di come fare, lui te le insegna, molto molto carina come cosa. Poi ci sono pure le lezioni avanzate, ma devi prima sbloccare, questa è la patente.
niente praticamente. Però non è finita qui, perché come sempre, come sempre, abbiamo la modalità free roaming. Questa è sempre stata divertente, raga. Guarda, possiamo anche andarcene a provare altre categorie. Poi immagino che qui avremo tutti i piloti ufficiali. Vabbè, va bene, Craig. Fisica avanzata, freni congiunti no. Manuale, cambio. Oddio, poi dipende come sono i comandi, eh. Vediamo. È figata, si può giocare a rallenti. Illuminazione ciclica, meteo variabile. Figo. E qua, ragazzi, ce ne possiamo andare un po' ovunque. Questi sono tutti i tracciati ufficiali. Guardate che figata. Belli belli. Poi ci sono dei tracciati milestone che probabilmente hanno ideato gli sviluppatori. Sono tre per la verità, ok. Più di fantasia. E poi c'è il bel Supercross Park. Il Supercross Park è figo perché guardate che roba. È una sorta di grandissima area open world, sostanzialmente, dove si può cazzeggiare liberamente. Attenzione, sembra un test track di BMG per la verità, ma comunque bello, eh? Ora noi abbiamo quindi... Quanto cazzo è grande, raga? Figata! Che spettacolo, è gigante! Wow, che scrub che avevo fatto! Esagerato però, non fatelo alle prime armi. Oddio, c'è anche un fiume! Saltiamolo! C'è un po' di raccolta, qua, le pannocchie per... Raga, ma è enorme sto posto, cioè come si fa a esplorarlo tutto? Ma che cazzo? Dove sono? No! Questo è da fare, raga. Adesso andiamo sui blocchi. Comunque no, non è due tempi, sto due e mezzo. Speravo di sì, ma in realtà no. Cosa dovrei fare io con questo salto? Cosa mi aspetto? Peccato, stava diventando un po' di trial. Oh, casa mia! Ma che figata, ragazzi! Ah, qua volendo si può fare il salto del camper, però con più rincorsa, spero. Eccolo, No, sta dormendo? Scusate, Secondo voi possiamo fare una cosa? Dimmi di sì, ti prego. Oh, per poco. Ok. Sì. No. Ok, lo ammetto, volevo fare questa cosa. Guardate che figata, c'è la modalità foto e uno può inventarsi varie cose. Ragazzi, ma è infinito sto posto. Ma lì c'è una rampa, io posso entrare qua dentro. Andiamo a giocare con l'aereo. Tutte queste icone che vedete sono varie sfide che si possono fare all'interno di quest'area. Oh, cazzi. Bene. Non male, non male, grazie, grazie. Allora, lì c'è un ombrello, container. Ci posso andare? Ma continua di là. Ragazzi, sto giro l'hanno fatto veramente gigantesco. Guardate che nel 5 non era così. Cioè, è due ore che giro, eh. Per me è una grande figata, un grande punto a favore di sto gioco, perché gli altri titoli di moto non hanno niente del genere. È vero che con la moto da cross è più pensabile come cosa, perché puoi andare a esplorare, puoi fare un po' di enduro. Però... tanta roba. Un vero e proprio... è più grosso del ranch di Valentino, raga. Ok, ora servirebbe un modo per uscire però dall'aeroporto. No. No, quella rampa va sui tetti, no, vero? Sì, invece. No, ragazzi, ma che cazzo. Ma che spettacolo. Sono andato lentissimo. È fatta per passarli tutti i tetti. E di qua prosegue, eh. Cioè, noi veniamo dalla parte opposta. Adesso dove ci porta sta strada? Altro percorsino. Bello sulla ruota posteriore così. Si vola. Madonna quanto. Atterraggio perfetto. Si impara un sacco. Oh, ecco l'uscita. Impara un sacco, ragazzi, girando a caso in sto posto. Oddio, mamma mia, salitone. Dove stiamo andando qua? Punto panoramico. Mi fido? Ah no, è una roccia. Guardate come sta cambiando, anche per dimostrarvi che sono qua tipo da un'ora.
l'illuminazione, il sole che man mano scende. Attenzione, pericolo frano. Oh, che cos'è qua? Ma che spettacolo! Ti giuro, mi piacerebbe riuscire a guidare benissimo ste moto per fare sta discesa fatta bene. È uno spettacolo! Non mi piace più, andiamo di qua! Piedila! Bravo! No! Sassolino sotto l'anteriore così! Minchia, ci possiamo sentire anche noi dei proprietari di un ranch? Ma molto più aggressivo, se permettete. Ci sono delle robe fuori di testa. Bello, questo è bellissimo, questa cosa qui. Da questo punto di vista, solo su Monster Energy Supercross si può avere un'area del genere completamente for fun, diciamo così. Ho anche sbloccato un casco. Bene, proviamo a farci una garetta però, adesso. Riprendiamo, ma sapete cosa? Teniamo il 2,5, che comunque sia l'abbiamo un attimino appreso, diciamo, nel nostro giardino. Mi piace, poi naturalmente essendo un 2,5 al posto del 4,5 è un attimino più, no? Per le prime armi più indicato. Ma perché si chiamano tutti come dei posti? Hampshire, Catanzaro, prendiamo lui, il nostro amico AJ Catanzaro. A Minchiopolis, no, vediamo... Così, dall'esterno, cosa ci può ispirare? Daytona Beach, all'aperto, guarda. Andiamo anche a livello di gare di massa, che qua c'è sempre da divertirsi. Immagino che nella carriera l'atmosfera sia ancora meglio, ti devi scegliere party, moto, sponsor, sarà sicuramente fatto da Dio, come al solito. E cronaca ufficiale, in lingua madre, AJ Catanzaro con la Honda è pronto. Attenzione, che succede? Partenza... Oddio, ma ho sbagliatissimo, questo circuito è difficile, è tortuoso, stretto. Attenzione qua, Brown. Però vedi, questo 2,5 è un po' più simpatico del 4,5 che abbiamo provato all'inizio. E poi soprattutto le due ore rinchiusi, reclusi più che altro nella nostra area di prova. Qualcosa ci ha insegnato. Attenzione qua, la prende stretta AJ Catanzaro. Oh, che è? Sabbia? Ma guarda come cambia. Oh, ragazzi, si sente l'impantanamento, proprio una meraviglia. Oh, occhio, questa è stretta. Mi piacciono questi tracciati con fondi diversi, eh? Perché si sente che la moto cambia proprio sotto le mani. Gran bella cosa questa. Se capissi anche, ok. Wow. Sarebbe carino, ragà, riuscire a fare due acrobazie, ma bisogna passarci un po' di tempo. Attenzione, Weltin prova a tranciarci. Vabbè, chiaramente, anche se il cross non è la nostra specialità, questa è una difficoltà fin troppo bassa. Però, raga, diciamo che l'aspetto fondamentale di sto gioco è che, cioè, se vi piace, se volete provare l'esperienza, anche se non capite un cazzo di motocross, non mi segue il mondiale, non riesco ad appassionarmi più di tanto, mi piace l'esperienza di guida e questo gioco la porta a tutti, capito? Cioè, se voi siete degli accaniti del supercross, perfetto. Se non lo siete, amen, cioè, è bello. Molto bello. Vale un po' per tutti i giochi di moto della Milton, d'altronde possono essere facili, adatti a tutti, o difficilissimi. E sicuramente anche questo non è da meno. Questo però c'ha quel qualcosina in più di... che vi posso dire? Con una moto del genere, in uno scenario del genere, ci si diverte anche da soli ad andare in giro, capito cosa vi sto dicendo? E quel parco open world lì è veramente una figata. Cioè, è un valore aggiuntissimo, ragazzi. Poi magari quando esce il gioco ufficiale vedremo anche la carriera. Poi dal momento in cui ci si prende un minimo la mano, guardate che godura così. Così, raga, non, cioè, boh, è pazzesco. Questa è una visuale super immersiva che, vi ripeto, stranamente su questo titolo funziona troppo da Dio. Quindi alla fine, ecco, io, per quanto sia più comodo l'esterno, eccetera, consiglio di giocare così. Prende veramente tanto. Fa solamente provare il brivido
Oh, oh, oh. Dell'asfalto vicino? E tra l'altro guardate, sto facendo zero errori. Giro pulito. Giro in testa. A giro in testa di che? Allora non sono qualifica. Raga, Catanzaro è fortissimo, attenzione. Dentro, beh, lui va largo, noi la facciamo più stretta. Oh, oh, oh. Spettacolare. Mamma mia. Oh no, 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 no. Cambio corsia, non ci stava. Occhio qua sulla cenere. Pericolosissimo. Oh. Così. E chi è questo? Voland, vieni qua. E non mi sparare la cenere in faccia, sa. Ah, fango. Dentro. Occhio qua, c'è del movimento. Costretto AJ Catanzaro ad andare per fuori. Quasi non prende il ponte. Oddio, gli salto in testa. Ancora. Si punta a Volland. Dentro qua. Su Volland. Tracciato stretto per noi. Cambio di fondo ancora. Saltini ripetuti. Male, guarda Volland come li ha presi bene. Seguiamo lui. Tanto qua poi andiamo nella corsia interna. Possiamo riprendere anche l'altro. Dentro. Mamma mia. Giù in picchiata. Bello. Ecco, vedi, questa visuale ho visto due minutini veramente belli. Ma più ci prendi la mano, più diventa da panico, eh. Salve. Bello. Oh, attenzione, cerca l'incrocio di traiettoria Smith. Pericoloso. No. Addio. Rientro qua. Non vi preoccupate. Ma poi perché da quando ho messo sta visuale loro corrono di più? Forse vado io più piano. Strano. Mamma mia, gli salto in testa. Oddio. E beh, dai ragazzi, ringrazierei assolutamente chi di dovere per l'anteprima di questo titolo. Fa sempre veramente piacere e ho notato un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Come vi ho detto all'inizio, questo è un gioco che non campa sulla fama del suo mondiale. Siamo d'accordo, sì o no? Quindi, per essere apprezzabile, deve essere divertente, fatto bene, e lo è. Cioè, nel senso, ha delle cose veramente fighe. Cioè, il mondo aperto lì. Ma mi immagino se magari quando uscirà davvero il gioco, quell'area lì si potrà usare anche multiplayer. Cioè, pensate che bello fare un raduno lì dentro e cazzeggiare tutti insieme. Si può fare, secondo me, eh. In ogni caso, belle anche le gare. La carriera, secondo me, è da vivere. Soprattutto con quella visuale interno, tra virgolette, da sopra la moto. Prende veramente tanto. Ho notato anche delle cose meno belle, però, siccome è un'anteprima, una build completamente diversa dal gioco finale, il parere definitivo su tutti gli aspetti magari lo diamo tra un mesetto. Nel frattempo ragazzi, fatemi sapere la vostra. Beh, gioco l'avete visto, ci siamo fatti due risate, va bene così. Però anche se volete parlare un pochettino di questo bellissimo sport, qual è la vostra visione, quanto ne sapete, quanto ne conoscete, quanto vi piace il gioco pur non conoscendolo, o quanto vi piace il gioco da interni magari. Ci sarà qualcuno di voi che fa anche amatorialmente, però è bravo col cross. Dai ragazzi, io vi aspetto qua sotto, ma anche su Instagram. Mi raccomando, aprite la descrizioncina del video, che trovate tutte le info utili che vi possono servire. Ci rivediamo con questo gioco ad uscita avvenuta. Ciao!